Ciao a tutti, oggi nuovo video, nuova ricettina light. Oggi insieme andremo a preparare una torta con l'utilizzo della farina integrale. Allora, per preparare questa torta avremo bisogno di 400 g di farina integrale, 150 g di olio di semi, una bustina di lievito per dolci, 250 g di zucchero di canna, 3 uova, la scorza grattugiata di un limone non trattato e 100 g di latte a temperatura ambiente. Poi avremo bisogno di una tortiera da 25 cm di diametro che ho già imburrato e infarinato, di una ciotola e una frusta a mano, se non l'avete potete utilizzare anche lo sbattitore elettrico. E poi colgo l'occasione per ringraziare una mia fan, Essere Mamma, ciao un bacione, che mi ha inviato questo, diciamo, io chiamo cucchiaino, cucchiaio, per i finger food, per mettere i finger food. Io però lo utilizzo per mettere gli ingredienti quando faccio i video, lo trovo molto comodo e l'ha comprato da Maison du Monde. Quindi, approfittando di questo video per ringraziarla, ti ringrazio e ciao e grazie. E partiamo subito con la ricetta. All'interno della ciotola andiamo a mettere lo zucchero e le uova. Quindi mettiamo lo zucchero e le 3 uova e mescoliamo. Allora, aggiungiamo la buccia del limone, la scorza del limone, ok, e amalgamiamo. Aggiungo 150 g di olio di semi, di girasole, e poi aggiungo 100 g di latte a temperatura ambiente. Ad amalgamare il tutto. Aggiungiamo i 400 g di farina e la bustina di lievito per dolci. Mescoliamo il tutto. Metto il composto all'interno di una tortiera, vado a cuocere a 180 gradi e i tempi di cottura ve li dirò dopo per essere più precisa. Ecco qui la torta è pronta, è stata in forno 35 minuti, l'ho spolverizzata con un po' di zucchero a velo e adesso possiamo fare merenda, una merenda un po' light per i miei gusti, però ci accontentiamo. In questo video saluto una di voi, saluto Nicole R, non dico il cognome, che mi ha lasciato un commento molto toccante sotto un video e quindi ti volevo salutare e ti mando un bacione. Io comunque saluto tutti quanti voi, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi fa piacere mettete un pollice in su a questa ricetta e ciao e al prossimo video, ciao!